Allora, eccoci, bentornati e bentornate alla seconda parte dell'intervista a Monica Doria, in arte e su YouTube, Amore e Psiche con la Pink. Bene, Monica, tra l'altro ti vedo con gli occhiali, stai benissimo, complimenti. E grazie di essere ancora con noi. Conclusa la prima parte, quella della tua immagine pubblica e professionale, vorremmo ora conoscerti meglio come persona e soprattutto come donna. E perché no? Donna seduttrice. Quindi, come dire, chiameremo questa seconda parte una seduttrice allo specchio. Ti va? Bene. Qual è stata, Monica, la vera passione trainante della tua vita, quella che ha maggiormente forzato le tue scelte e plasmato il tuo destino? L'amore, il denaro, il successo, la curiosità, le difficoltà, il sesso? Che cos'è che ha guidato la tua vita? Beh, sicuramente non il sesso. Su questo siamo pari. Forse sicuramente le difficoltà l'amore e le difficoltà l'amore e il denaro anche sì. Sei maritata per amore? Sì, certo. Ah, quello che credevi fosse amore. Certo. Invece nel tempo poi ha scoperto che fosse un calesse. Oh, Certo. ok, vabbè, succede. Infatti io sostengo che Era amore, però poi è finita, cioè non lo so. allora, in 40 anni di psicoterapia, tantissima attività, psicoterapia di coppia, io sono sempre più convinto che le coppie che scoppiano è perché all'inizio non è stata fatta un'adeguata valutazione di quelle che avrebbero potuto essere le difficoltà del futuro. Non si è imparato né dai genitori, né dagli zii, né dai nonni, né dagli amici, eccetera. E si affronta la vita come se fossimo i primi a farlo senza contare sulle esperienze degli altri. E è successo anche con te? Diciamo che io ho avuto modo per valutare, cioè avrei avuto anche il modo per valutare. Quanti anni avevi? Eri giovanissima. Beh, sì, quando mi sono poi sposata avevo 27 anni, quindi anche se comunque Quanti arrivavo da un... anni di frequentazione prima? beh, abbiamo avuto una convivenza di 4 anni, prima di 4 anni, poi dopo un matrimonio durato 17 anni, quasi 16. Quindi. Scusami se mi permetto queste domande. Quanto tempo vi siete frequentati prima di decidere di convivere? Ma poco, un anno. Poco. E poi 4 anni di convivenza che vi è sembrato Siamo andasse. lasciati e durante la convivenza ci siamo lasciati. Ah, E e poi c'è stato ciononostante poi vi siete sposati. Ma avevate già i figli? Ah, no, i figli sono venuti nel matrimonio? uno è arrivato nel mentre ci stavamo sposando. Ah, vabbè, insomma, comunque. Ok, come. Arrivato nel mentre ci stavamo per sposare, l'altro poi è arrivato a distanza di tempo, cioè ci sono passati poi 8 anni, quindi tra un figlio e l'altro ci sono 8 anni di distanza. Se mi permetti, la domanda è questa: che cos'è che è accaduto e che ha determinato la fine del vostro matrimonio che non fosse, come dire, già prevedibile prima? Niente. Niente. È quello che io sostengo da sempre, cioè erano tutte cose prevedibili, gestibili e quello che è, comunque prevedibili, prevedibili. Ok, e Monica, come le tue scelte lavorative e professionali hanno influenzato la tua vita affettiva e familiare? Ma fortunatamente o sfortunatamente, questo non lo saprei dire. E le mie scelte professionali non sono lavorative, non sono mai state condizionate dalla mia famiglia, dai miei figli, dalla mia vita affettiva sentimentale, diciamo così. Nello stesso tempo, la mia vita affettiva sentimentale, quindi figli, la famiglia, eccetera, non ha mai condizionato o influenzato niente, dal punto di vista Sei di riuscita a bilanciarti bene. quello, ma magari bilanciare no, perché non è che, cioè, ho sicuramente fatto magari delle cose che avrei potuto fare meglio o peggio, però
quando ho voluto fare qualcosa l'ho sempre fatto, non mi è stato mai di ostacolo niente praticamente. Quando ho avverto il desiderio di fare qualcosa, generalmente lo faccio. Se non avverto nulla, Evaldo rimango in un momento di stasi. Ho capito. E cosa di te, a parte il tuo indiscutibilmente seducente aspetto fisico, piace normalmente agli altri, uomini e donne? Quello che immagino possa piacere o quando mi è stato detto? Certo. Sicuramente il mio umorismo, talvolta pungente, la mia ironia, la mia ilarità nascosta. Metti allegria. Metto allegria, sono anche un po' ilare, sono molto infantile. Poi sempre c'è quel colpo di scena, no? Che si passa dall'infantilismo alla persona adulta, che rimane un po' spiazzante, no? È un po' un alternarmi tra l'aspetto più infantile di me, quindi giocoso, ilare, eccetera, eccetera, e poi l'aspetto più profondo, no? È un po' spiazzante magari per le persone. Con gli occhiali sembri una serissima insegnante di matematica e senza occhiali sembri invece una soubrette, quindi bello. E spassionatamente, Monica, ti consiglieresti come partner per la vita? No. No, proprio, chiaro. Non mi consiglierei a pochi. E ai più coraggiosi, quello sì. A pochi e a piccole dosi, a pochi no, imprenditori. Ai più coraggiosi, Evaldo. Ah, ai più coraggiosi, non a pochi. Pochi. Vabbè, ai pochi coraggiosi e a piccole dosi, fa pure rima. Sì, ottimo. E ti piace il ballo? Sì. Sì, di per sé o come strumento di seduzione, di approccio seduttivo? No, mi piace il ballo di per sé, e l'approccio seduttivo è una conseguenza del ballo, però mi piace il ballo perché dà la possibilità di esprimersi, e attraverso il ballo hai la possibilità di esprimerti, di vedere anche quanto una persona riesce o è disposta a lasciarsi andare, no? Se vuoi vedere se vedi qualcuno ballare o non ballare, secondo il mio punto di vista, riesci a capire quanto l'altra persona sia in grado di lasciarsi andare, no? Anche nell'amore o nelle relazioni sentimentali. Questo secondo il mio punto di vista, ovviamente, però la capacità di lasciarsi andare nel ballo è proprio una capacità di lasciarsi andare anche nei sentimenti, nell'amore. Interessante questo che dice. In particolare, che ballo ti piace? Che balli ti piacciono? Vabbè, ballo normale, quello che si fa individuale, diciamo, e vabbè, quello è ascoltare la musica e ballare, lasciarsi andare. Mi piace il ballo latinoamericano, quindi la salsa, la bachata. Non sono una professionista del settore, non sono una grandissima ballerina, però l'ho praticato per diversi anni. Poi magari sono andata a periodi in cui ho ballato di più, e periodi in cui ho ballato di meno, però mi piace, insomma. Ok, quindi comunque consiglieresti, come esperta di seduzione, di imparare a ballare sia agli uomini che alle donne? No, nel senso che secondo me non bisogna imparare a ballare per essere. Secondo me bisogna lasciarsi andare nel ballo, che non vuol dire imparare a ballare, vuol dire lasciarsi andare nel ballo. È un po' come ritornare allo stato infantile, no? Avere quella libertà nei movimenti, che magari non sempre si ha da adulti, no? Perché ci sono persone che sono più che fanno più fatica, sono più rigide a lasciarsi andare, anche nelle emozioni, no? Quindi consiglio di praticare il ballo, ma come liberazione, no? Come liberazione, conoscenza di se stessi e lasciarsi andare. Quando come io ero... seduzione è solo una conseguenza. Quando io ero giovane, ho 75 anni ora, quindi mi ricordo quando avevo 18 anni, 20 anni e così via,
il ballo era soltanto uno strumento per poter andare a rimorchiare, non aveva in genere altre finalità, perlomeno per noi maschi dell'epoca, insomma. Quindi... Adesso non so, Evaldo, come sia per gli uomini di adesso, se un uomo o una donna decide di imparare a ballare per sedurre, secondo me è abbastanza riduttivo, non è che abbia poi così tanto senso. Nel senso, eppure ti assicuro che ho conosciuto uomini assolutamente sfigati nella vita, assolutamente insignificanti nella vita, che avendo deciso di andare a ballare, addirittura qualcuno è diventato maestro di ballo, avevano un successo strepitoso con le donne. Una cosa proprio incredibile, da non crederci. Bisogna credere con quali donne, però, Evaldo. Beh, anche con donne tutto sommato intriganti e interessanti. Ma poi sai, il maestro di ballo comunque fa sempre piacere alla donna quando si balla insieme a qualcuno che è capace, e comunque è bello per una donna perché... Che ti valorizza, insomma, proprio. Ti valorizza, ti sei fidata, eccetera. Certo. Però diciamo che non è una componente sentita. Non è una componente essenziale da far scattare okay. Un grand'amore. Visto che stiamo parlando di Monica Doria, l'amore psiche con la Pink, come seduttrice, in che tipo di seduttrice ti riconosci? Per amore, predatrice, romantica, giocosa, torinese, youtubica, per sfida o occhialuta? Sicuramente giocosa, giocosa, perché la seduzione è un gioco, no? Alla fine. Certo, e, il gioco della seduzione, sì. Quindi giocosa, solo giocosa. YouTubica fa sempre parte del gioco, perché comunque poi è così. Certo, bene. E credi all'amore a prima vista e all'anima gemella? Credo nell'amore a prima svista, cioè A prima svista. Credo nell'amore a prima svista, quindi al colpo di fulmine, o meglio, so che c'è il colpo di fulmine, esiste. E, non credo praticamente nell'amore a prima vista. Mentre nell'amore a lungo termine. Anche se non sempre si ha la possibilità di questo incontro, e può succedere che magari si incontri o si possa incontrare l'anima gemella quando è giunto praticamente il nostro momento, diciamo così. Ho capito, quando è arrivato il nostro... Beh, è molto bella questa metafora, sì, degli incontri, perché possiamo essere su piani diversi, l'incontro magari può esserci nello spazio, ma non nel tempo. Oppure Sì. nel tempo, ma non nello spazio. Certo, è un colpo di fortuna. E quante volte, Monica, nella tua vita ritieni di essere stata veramente innamorata? 3 volte. 3 volte. Brava, no, io credo che 3 sia un numero ragionevole. Tre quelli volte. che dicono 10 volte non hanno capito niente dell'amore, insomma, evidentemente. Ma 3 volte, perché no, può essere. Certo. E potresti darci la tua personale definizione di amore? Sì, è difficile dare una definizione di amore, però la racchiuderei in 2 parole. La forza e il coraggio. La forza di amare e il coraggio di essere amati. Ah, Perché bella, secondo bella. Me per amare bisogna essere forti e bisogna essere coraggiosi per farsi amare. Perché... Coraggiosi perché? Perché ci si mette a nudo, Evaldo. Certo. È un modo come dire, guarda, io sono così. Certo. Quindi forza e coraggio. E poi forza. Ovviamente l'amore e poi la capacità di accettare comunque l'altra persona, amare e accettare l'altra persona per quel che è, che non vuol dire... che l'altra persona non si possa, non debba migliorarsi nella relazione o per te stessi soprattutto. Però il vero amore è quello che comunque
conosce anche i difetti, no? Certo, conosce certo. non solo i pregi, che ti accetta così, che non vuole per forza di cose certo. Cambiarti. Ti ringrazio che, con questa tua frase che per accettare l'amore ci vuole forza e coraggio, mi hai fatto fare un tuffo indietro della mia infanzia, quando mio padre e i miei nonni siciliani usavano dire il vecchio proverbio forza e coraggio che dopo aprile viene maggio. Si usava pure in Puglia, che tu sappia. Vabbè, l'ho già sentito. Forse è corretto, dopo aprile viene male. Cioè, come dire, tanto, insomma, le cose vanno come devono andare. Non c'è problema. Vabbè, sì. Però è così, Valve. Bisogna avere la forza di amare. Certo, sono d'accordissimo. Sì. Ma soprattutto il coraggio, come hai detto tu, di accettare di essere amati. Questo è il grande limite degli, come dire, degli scapoli per non scelta e così via. Mi dispiace per loro. Bene, quali caratteristiche ha, aveva o dovrebbe avere la persona ideale della tua vita? Diamo per scontato che tu già sia la persona ideale per chiunque abbia la forza e il coraggio di amarti. Grazie, grazie. Prego. Allora, che caratteristiche dovrebbe avere? Ma guarda, sicuramente... E lo metto sempre in primo posto perché è così che mi viene da fare. Quindi l'umorismo, il saper giocare, l'ironia, perché è sempre, c'è sempre poi un aspetto molto intelligente, no? Dietro l'ironia, l'umorismo, eccetera, no? In genere chi è il chi fa dell'umorismo, chi è ironico, conosce se stesso abbastanza bene, no? Perché ha la capacità anche di prendersi in giro, no? Io dico sempre una cosa che ho letto da qualche parte, non mi ricordo più da chi, però ho fatto di questo una frase mia che chi non sa ridere di se stesso poi sarà deriso dagli altri, no? Nel E d'altra parte l'inverso è chi sa ridere di se stesso avrà da ridere per tutta la vita. Oppure, esatto, avrà da ridere per tutta la vita perché tutto sommato fa un po' come me, no? Io mi prendo anche in giro spesso e volentieri da sola, poi da sola mi perdono anche, no? Mi accetto così come sono, poi mi faccio una risata. Sono talmente d'accordo con te che mi viene in mente che la prima cosa che io, virgolette, prescrivo ai clienti che venivano per i corsi di seduzione per imparare e così via, prescrivevo di vedere il film Chi ha incastrato Roger Rabbit. Te lo ricordi? Incastrato Roger Rabbit, qual era? Ah, non l'hai visto? Vedilo. Chi ha incastrato? Non che tu ne abbia bisogno, ma... Jessica Rabbit! Sì, esatto, perché quando il detective chiede a Jessica Rabbit ma che cosa ci trovi nel coniglio? Perché Jessica era Jessica, il coniglio era il coniglio. E lei risponde candidamente, mi fa ridere. Quindi è perfetto, è lì la chiave del tutto. Certo, saper ridere assieme è una cosa molto... Quindi la risata, il buon umore, l'umorismo, l'ironia, ovviamente poi anche la qualità dell'empatia, no? Cioè, non è che deve essere... Il saper dare gioia all'altro. E grazie delle caratteristiche che ci hai elencato, quindi la domanda che ora mi viene spontanea è quante di queste caratteristiche tu ritieni di possedere? Ma io ritengo di possedere la caratteristica dell'umorismo, quello sì. Perché mi faccio ridere da sola, Evaldo, mi trovo tante volte a ridere di me. Quindi se faccio ridere me, farò ridere anche gli altri, non lo so. Non lo Va. So. Quindi, no, comunque, vabbè, insomma, dici, vabbè, poi, siete in, diciamo, ti trovi in sintonia con chi consideri valide quelle caratteristiche tue, giustamente. E vabbè, poi va bene... Poi anche la sensibilità, Evaldo, credo di essere una persona sensibile, capace di ed è anche empatica, capace di conoscere un po' l'animo delle persone, no? Di vedere l'animo delle persone, quello Certo. sì. Poi ovviamente nessuno è perfetto, nessuno è perfetto. Come nessuno è perfetto?
Stai parlando con uno quasi perfetto. Vabbè. Vabbè. Senti. Tranne te che sei perfetto. Ok. Senti, ma i tuoi occhiali sono sempre stati pink oppure li hai il colore di oggi è casuale? No, ma in realtà sono rossi, non so perché si vedano. Io li vedo pink, ma vanno bene. Ma sarà il riflesso della luce che ho messo per illuminare. Perfetto. Bene. E quante delle caratteristiche che tu ritieni importanti per un partner ideale ritieni siano possedute? Per esempio, il primo nome che mi viene in mente è Massimo Taramasco. Ah, interessante, interessante. Beh, allora, sicuramente il gioco, no? Trattando di seduzione, trattando la seduzione prevede il gioco e quindi presumo e sono sicura, quasi certa, che Massimo sappia giocare, no? Almeno è quello, almeno quello. E quindi sicuramente la capacità di giocare. E poi... Ti ricordo che giocare in inglese, sai perfettamente che giocare si dice play, che esatto. Vuol dire anche? Non mi ricordo più, me l'hai già detto. Vuol dire recitare. Recitare, esatto, recitare. Ed è inquietante questo fatto che lo stesso suono, la stessa parola venga usata per due cose apparentemente diversi, perché i bambini giocano senza recitare, gli adulti recitano e magari fanno finta di giocare. Gli adulti recitano giocando, giocano recitando. Va bene. E Monica, ritieni nella tua vita di avere tu più amato o di essere stata tu la più amata? Per quanto riguarda le relazioni sentimentali, sì. Per quanto riguarda le relazioni sentimentali, ma sai che non lo so, cioè sicuramente. Chi potrebbe saperlo? A chi potremmo chiederlo? A loro, cioè nel A senso loro. Che. Non sono così convinta di essere stata tanto amata, ma nello stesso tempo non sono così convinta di aver tanto amato. Quindi non lo so. Quindi mi sembri una donna fondamentalmente onesta, perché queste due considerazioni che hai fatto sono molto profonde, più di quanto forse tu non pensassi. Certo, è tutto lì il punto. Ci illudiamo di aver amato perché ci fa comodo, ma magari non è per niente vero, e comunque non abbiamo amato come l'altro si aspettava di essere amato, e non siamo stati amati come l'altro magari credeva di averci amato, ma non corrispondeva con quello. Certo, Proprio così. è un grosso problema. Infatti credo che tutta la questione della... parlo sempre come psicoterapeuta, alla fine... tutte le problematiche nelle relazioni amorose e affettive sono le discrepanze tra le aspettative dell'uno e le aspettative dell'altro. Per fare un paragone con la tua attività professionale di venditrice, di cui poi ci parlerai, è come la qualità non va misurata tanto dalle caratteristiche intrinseche del prodotto o servizio che tu dai, quanto va confrontata con le aspettative, magari del tutto irrealistiche, che aveva il cliente, che aveva la persona. Allora, il cliente compra il sogno alla certo, fine. Certo, certo. Il e anche in amore. Il cliente ha già comprato il prodotto, certo. Indipendentemente da quello che vendi. Certo. Puoi vendere e anche in amore tu compri il sogno, e anche esatto. In amore. Perché poi invece la vita quotidiana ti fa scoprire la realtà. Cioè il difetto, la tara, il bruco. Esatto. Perfetto. E ti consideri, Monica, una persona gelosa? Cosa potrebbe far scattare in te la gelosia? Non mi considero una persona gelosa, cioè, ho avuto episodi di gelosia, ma quando ero molto ragazza, cioè quando sei ragazza che ancora devi capire bene, no, come funziona l'amore, magari qualche episodio ci può essere stato. Anche se
le volte in cui mi sono vista gelosa, alla fine c'era sempre un fondo di verità, quindi poteva esserci stata alcuna mancanza, no? Di rispetto, eccetera, eccetera. Di base non sono gelosa, lo divento, lo potrei diventare nel caso in cui appunto ci fosse poi una vera mancanza magari di rispetto, no? Quando non mi sento amata, nel caso in cui non mi dovessi sentire amata, potrei diventare, o mi mancasse di rispetto, potrei magari provare questa brutta cosa, no? Questa sensazione. Però è anche vero che nel momento in cui la provo, chiudo. Nel senso che se mi rendo conto di non essere amata, di non essere... chiudo. Bene, e che cos'è per te? Con la gelosia, non protraggo. E che cos'è per te il tradimento in amore? Beh, il tradimento è sicuramente l'abbandono. L'abbandono nel momento del bisogno, no? L'abbandono quando una persona non ti lascia in un momento di difficoltà, quando magari non si rende conto che tu puoi avere difficoltà. E quello è tradimento, cioè il tradimento più grosso, che può essere una malattia, che può essere appunto un tracollo economico, che può essere sono tanti motivi per i quali Sono assolutamente d'accordo con quello è il te. tradimento più forte, cioè quello più sentito, quello che proprio non tollero. Certo, bene, sì, sono d'accordo con te. E vieni in genere ritenuto una partner fedele? Sì. Ma sì, poi per qualcuno magari non lo sono stata del tutto, però io credo di essere fedele. Quanto è durata la tua relazione affettiva più lunga? E beh, quella più lunga è sicuramente il mio matrimonio, no? Con il mio ex marito, che è durata tanto, tanti anni. Sposata in chiesa? Quindi Sì. ricordati che quel tuo marito è per sempre. No, vabbè, per sempre fino a quando non arriva qualcun altro. Vabbè. E nella seduzione ti piace di più essere preda o cacciatrice? Bene, la seduzione inizialmente sono sempre cacciatrice, però poi dopo. Nella seduzione all'interno della coppia mi devo sentire preda. Cioè, Desiderata, magari insomma. all'inizio, non so se mi sono spiegata bene, Vabbè. inizialmente Sì. può essere Sei percepito come tu cattivo. che punti, però poi in realtà vuoi che l'altro ti cacci, Sì. ti segua, insomma. Ok. E la famosa tecnica 21K, sì, sempre efficace. E per No, non è una conquistare. tecnica, io sono fatta così proprio. Sei tecnicamente perfetta. Per conquistare qualcuno, quale ritieni possa essere la tua specifica ed irresistibile arma vincente, oltre gli occhiali? Non lo so quale sarebbe la mia, non lo so quale potrebbe essere la mia arma vincente, dipende dalle situazioni, dai contesti. Potrei usare la simpatia, potrei usare l'ironia, potrei usare, che ne so, potrei usare il mio infantilismo, il mio essere ilare, il mio essere bambina, che è molto spiazzante, no? E poi molto spesso io ho questa caratteristica un po' di essere un po' infantile, no? Almeno apparentemente, no? Non ho l'idea di essere un po' svamp, no? Infatti magari anche il fatto di essere un po' svamp, no? Qualcuno viene attratto da questa cosa, no? Che potrebbe sembrare o apparire. Non lo so qual è, non lo so, non so, Cioè, non lo so. l'aspetto fisico assolutamente non lo hai mai usato. L'aspetto fisico, allora, l'aspetto fisico è vago, ci sono tantissime belle donne, ce ne sarà sempre una più bella di te, ce ne sarà Di sempre me una più giovane di sicuro, di me non ci sono dubbi. Allora, donne belle ce ne sono tantissime,
Ci sarà sempre una donna più bella di te e una più giovane di te. E come una diceva più... un mio maestro esoterico, diceva che era poverino, era bravissimo, un mago, il famoso mago Luigi Lonigro, buonanima, che tra l'altro era pugliese, che era poverino, era brutto, insomma, proprio oggettivamente era brutto, però diceva chi è più bello di me o è falso o è truccato. Quindi l'autostima è la cosa fondamentale. Poi ovviamente adesso mi viene in mente una cosa, il mio sorriso, forse sì, il mio sì, sorriso. Sì. Vabbè, poi si dice tre uomini in barca per non parlare del cane. Ok, e ti è capitato di rimanere coinvolta con qualcuno di quelli che noi chiamiamo i BIMP, i barba blu impotenti, narcisisti e Peter Pan? Ma forse non ne sono ancora del tutto convinta se trattasi o trattavasi di una di queste tipologie. Beh, se hai dei dubbi, forse non lo erano, perché diciamo quando li incontri non puoi avere dubbi. E quindi è inutile chiederti come ne sei uscita. Probabilmente le hai il tuo radar, come dire, inconscio, da seduttrice, nata già seduttrice, ti ha permesso di riconoscerlo in tempo e di evitarli. Che è poi quello, per esempio, ecco, mi viene da dire, che è quello che io cerco di insegnare, soprattutto alle donne. Come dire, se li riconosci in tempo, li eviti. Ci puoi avere pure un'amicizia, per così dire, un rapporto commerciale, un rapporto di lavoro, un rapporto amicale, superficiale, ma certo non di coinvolgimento. E Monica, c'è un complimento da chiunque provenga al quale sai di essere particolarmente sensibile? Ma io sono sensibile a tutti i complimenti. Brava. E in particolare? Purché autentici, nel senso che devo intanto capire che sia, devo percepire che sia un complimento autentico. Ah. Se è originale, meglio. Uno in particolare. Non ti viene in mente niente? Saprei. Ah, vabbè, quindi come dire, questa tua virgolette pretesa che siano anche autentici mi fa sospettare che comunque nel fondo cova una distonica dell'essere che non riesce sempre ad essere tenuta a bada dalla tua parte di avere. Distonica dell'avere si gode i complimenti e non si preoccupa No, minimamente che siano veri o non veri. No, allora i complimenti me li godo sempre. Che poi creda a tutti i complimenti è un altro discorso. Certo. Volevi anche, però me li godo, anch'io. Io me li godo. Complimenti me li godo. Certo, ma grazie a Dio siamo abbastanza intelligenti da, virgolette, mettere il cartellino diverso ai due tipi di complimenti. Esatto, è quello poi certo, alla fine. Certo. E c'è un no, c'è una tentazione a cui sai che non potresti resistere? La tentazione... Quando mi metto in testa una cosa è difficile che poi resista a non fare quella cosa. Cioè nel senso però, che... No, no, una tentazione tipo la Nutella, tipo Massimo No, Tramasco, no. Insomma, cioè la mela dell'Eden. Ma in genere io non resisto alle se sono delle tentazioni... Mi lascia andare, mi lascia abbastanza tentare. Quindi, fosse anche un Massimo Tramasco, non ti preoccupi, ti piace la bella mela e non ti preoccupi del bruco. Ah, Massimo Tramasco. Massimo Tramasco, non ho capito se è una bella mela. O un bel bruco. Ottima perplessità, ottima questa cosa qua. E che ruolo gioca il senso dell'umorismo nella seduzione e in generale nella tua vita? Potremmo dire che tu viva sempre in una dimensione, virgolette, intelligentemente umoristica? Sì, allora sicuramente il ruolo della seduzione secondo me è fondamentale, ma lo è anche per il lavoro che faccio, cioè nella vendita. Io vendendo devo per forza di cosa sedurre e se non seduco non concludo niente.
E se sai sorridere, anche un reclamo si smorza. Esatto. Quindi la seduzione è basilare nella vita, perché è solo seducendo si riesce in qualche modo, vabbè, io parlo del lavoro, però anche nella vita sentimentale, se è questo, anche nella vita sentimentale, anche se vedo la seduzione molto importante in una relazione di coppia a lungo termine. Secondo me è molto basilare la seduzione in quel contesto. Poi per rimorchiare la vedo abbastanza così. Certo, certo. Bene, grazie Monica. Scusami, non ho capito, scusami. Ma dicevo, la seduzione per rimorchio, per il gusto di farlo. Predatori, quello, eccetera. A Roma si dice il piacione per forza. Sì, ma quella lì è una cosa che va bene quando così, certo. Bisogna esplorarsi, bisogna conoscersi, certo. Bisogna praticamente assumere sicurezza, acquisire sicurezza in se stessi. Bene. Grazie Monica per la tua sincerità e simpatia, veramente coinvolgenti. E terminiamo così la seconda parte dell'intervista a Monica Doria, ovvero Amore e Psiche con la Pink, dedicata alla Monica seduttrice a tempo pieno. E diamo appuntamento ai tuoi affezionatissimi YouTubers per la terza ed ultima parte dedicata a Monica Doria, donna del nostro tempo. Grazie Monica. Buona vita a tra poco, alla prossima intervista. Buona vita a te. Grazie a te.